perché li reputava i lavori, diciamo, di fatica, no? La nostra famiglia ha origini contadine sostanzialmente, quindi hanno iniziato prima lavorando la terra e poi a Empoli c'erano le vetrerie a lavorare il vetro. Quindi per la famiglia poi è stato un sogno il fatto che negli anni 70 si potevano comprare un'azienda agricola e questa è stata proprio l'azienda agricola che comprarono proprio per un ritorno sostanzialmente alla terra. Azienda agricola che è stata seguita per tantissimi anni da il padre di Paola, mio zio, un personaggio fantastico, oserei dire. Mi ricordo da piccolino che mi portava nel pollaio a prendere un uovo e la sua colazione era l'uovo, facendo il buchino, bicchiere di whisky e sigaro. No, vabbè, super. Per identificare il personaggio, no? E comunque era un luogo di piacere, no? Dalla colazione del campione alla mattina, alle cacciate, allo stare insieme, ovviamente non si faceva viticoltura di qualità, ma era un luogo dove stare bene. E poi sono morti purtroppo mio nonno, mio zio, e quindi poi l'azienda negli anni 2000, diciamo, è andata un po', l'abbiamo affittata, quindi è stata un po' abbandonata sostanzialmente. Paola, grazie a Paola, sostanzialmente intorno al 2013, lei che è appassionata di trekking, fece un trekking qua ci sono dei bei trekking da fare, c'è Elia Aula, insomma ci sono anche tante persone che si dilettano, è arrivata qua e non la riconosceva più e quindi ha sentito il bisogno sostanzialmente di recuperare questa azienda agricola.